Oggi parliamo di persone. Sì, oggi parliamo di persone. Perché questo è un argomento fondamentale, di cui non si parla mai. Di cui non si parla mai abbastanza. Di persone. È il titolo di questo episodio. L'avete visto così un po' incazzato, un po' forte, un po' provocatore. Perché io a volte mi sono proprio, non so, vedo delle cose, leggo delle cose, incrocio delle cose online che mi fanno cadere le braccia. E ho detto braccia perché voglio essere educato. E mi fanno incazzare, mi fanno proprio incazzare. Non le sopporto più certe cose che incontro online. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che gli addetti ai lavori, e quindi chi si occupa di marketing, di comunicazione, chi fa business online, a volte tratta i suoi interlocutori come se non fossero degli esseri umani. Questa odiosa modalità di parlare di lead, di parlare di contatti, di parlare di email, di parlare di numeri dentro un file Excel, snaturalizza tutta la roba che facciamo, la rende così fredda, la rende così, non lo so, macchinosa, la rende così brutta da un certo punto di vista, che io non ce la faccio più. Non la sopporto sta cosa. È insopportabile, mi fa proprio incazzare. E quindi a un certo punto mi sono rotto le palle, ho detto ci devo fare un episodio su questa cosa. Ne voglio parlare, di cosa voglio parlare? Perché altrimenti sembra solo uno sfogo e basta. Cioè, beh, Raffaele voleva sfogarsi, ha fatto i suoi 5 minuti, domani passerà un altro argomento. No! Invece io volevo dire, cioè, proviamo a trarre qualcosa di interessante da questa cosa, di utile da questa cosa. In uno scenario sempre più così, sempre più freddo, c'è bisogno di persone che sappiano rimettere al centro le persone. Scusate il gioco di parole. Cioè, cosa significa? Significa, oltre ad arrabbiarmi con quelli, ok? Con chi ha questo tipo di approccio, la cosa che invito invece a fare a voi e che cerco di fare io sempre è ricordiamoci che di fronte abbiamo delle persone. Prima di essere un numerino dentro Analytics, di essere un euro o un dollaro dentro Excel, prima di essere un contatto, un indirizzo email dentro il vostro CRM o dentro il vostro software, sono delle persone. Dietro quella mail, dietro quel numero, dietro quel click si nasconde, no, si nasconde, c'è una persona. Una persona con i sentimenti, una persona con delle emozioni, con delle paure, con degli obiettivi, no? Con dei timori, con delle frustrazioni. Ricordiamoci questa cosa. E non è una riflessione tanto per fare il figo, per dire, ah, beh, meno male che c'è Raffaele che fa il filosofo del marketing ogni tanto. No, no. Perché questa cosa è importante, oltre ad essere giusta, cioè, ok, quindi secondo me è proprio giusta, eticamente parlando, dà anche i risultati, cioè dà più risultati. Perché? Perché se ci ricordiamo che sono delle persone dall'altro lato e quindi comunichiamo con delle persone, quando ci approcciamo a loro, quando scriviamo, non lo so, i nostri contenuti, dobbiamo progettare le nostre landing page, dobbiamo mettere le scritte sul nostro software, sulla nostra app e così via, lo facciamo tenendo chiaro in mente loro, chi sono, con chi stiamo parlando, perché hanno bisogno di me, in che modo io posso essere utile a queste persone. E quindi qual è il modo giusto che devo utilizzare per comunicare con loro? Come faccio a raggiungerli? E posso raggiungerli solo se so quali sono i loro obiettivi da un lato, quali sono le loro frustrazioni, problematiche, paure dall'altro. Allora, cosa faccio io? Qual è il mio prodotto, il mio servizio li aiuta a raggiungere uno di questi obiettivi? Li aiuta ad eliminare una di queste problematiche, una di queste paure? Questo è fondamentale. Sono delle persone, quindi proviamo ad abbattere un muro, ok? E why you? A volte non si sopportano queste landing page che becco online. E lo dico, questa è una cosa che stiamo pigliando dall'America, come tante altre cose che copia e incolliamo dal mondo online americano e vogliamo fare pure noi gli americani con le nostre landing page e con i nostri testi. Sono inguardabili. Quindi, se proviamo a fare questo piccolo cambiamento lessicale, ok? Ci ricordiamo che il lead, l'email, il contatto in realtà è una persona. E lì dietro c'è qualcuno che si chiama Marco, che si chiama Giulia, che si chiama Raffaele, che si chiama Lucia e così via. Cambia completamente il nostro approccio. Cambia completamente il nostro approccio perché gli diamo una dimensione completamente diversa. Le priorità cambiano. Ci fa meno mettere nell'ottica di devo spremerli il più possibile.
devo tirargli fuori fino all'ultimo centesimo, devo vedere a come fare upselling, devo vedere a come costruire questo funnel, a come incastrarli per non farli uscire dalla landing page e così via. Che sono ragionamenti che sono, no, imbarazzanti, e voglio essere educato anche dicendo imbarazzante, ho già detto troppe parolacce nell'episodio di oggi. Allora, forse ci aiutano a fare meno questi ragionamenti e ci fa spostare l'attenzione più su domande e ragionamenti del tipo: come posso aiutare questa persona? Di cosa ha bisogno? Cosa sarebbe veramente di valore? Questa è una parolina che sapete, no? Io utilizzo molto molto spesso e questo è il momento giusto di ritirarla fuori. Come possiamo essere di valore per queste persone? Questo vale per tutti. Vale sia se siete una grande multinazionale quotata in borsa, ma anche se avete iniziato ieri con il vostro podcast dove raccontate dell'argomento X o della vostra passione Y. Anche in quel caso la domanda è: come posso essere utile ai miei ascoltatori, a chi si trova dall'altro lato? No, immaginiamocele queste persone, immaginiamoci che sono lì a casa con le cuffiette, ascoltano il nostro podcast, guardano il nostro canale YouTube, usano la nostra app, il nostro prodotto, il nostro servizio. Cosa possiamo fare per loro? In che modo possiamo aiutarli? Quale miglioria gli stiamo portando? No, come dicevo sempre, ricordiamoci queste due cose. Da un lato risolviamo una problematica? Sì, no. Dall'altro lato li aiutiamo a raggiungere un obiettivo? Sì, no. Queste sono domande che ci dovrebbero guidare. Oltre alla domanda madre di tutte le domande, no? Che è il famoso perché di Simon Sinek. Diciamo, quello oggi diamolo per scontato, poi se volete ne parliamo. Però se avete chiaro il perché, poi concentratevi su queste... su queste due cosucce che farà tutta la differenza di questo mondo. Mi fermo qua perché potrei andare avanti per ore probabilmente a parlare di questa cosa. Ho provato, diciamo, a tenere l'equilibrio tra uno sfogo e anche una riflessione costruttiva, dandovi qualche spunto utile sulle cose che possiamo fare. Qual è il succo di quello che ho detto oggi? Ricordiamoci che dall'altra parte, dietro a ogni mail, dietro a ogni contatto, dietro a ogni lead, c'è una persona. Stai parlando e stai vendendo a delle persone. Grazie mille di essere arrivato alla fine di questo episodio. Oggi avete avuto la versione di Raffaele incazzata, perché questa cosa mi fanno proprio, non lo so, cadere le braccia. Riutilizzo questa espressione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io a volte becco delle cose online che proprio mi fanno mettere le mani sulla testa, non nei capelli, sulla testa. Sono inguardabile, sono di una, non so, di una freddezza proprio rara. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è capitata una cosa del genere. Fatemi sapere se quando comunicate fate attenzione a una cosa del genere, oppure fatemi sapere se magari è una cosa sulla quale non avete mai riflettuto e il contenuto di oggi vi ha, come dire, portato a un punto di vista diverso, magari vi ha aperto gli occhi su un aspetto che stavate sottovalutando. Come sempre aspetto i vostri feedback qui sotto, perché secondo me nascono delle discussioni interessanti e si migliora sempre un po', si impara sempre un po' gli uni dagli altri. Io, come sempre, vi do appuntamento sui vari social e quindi ci vediamo su YouTube per altri episodi come quello di oggi. Ci sentiamo sul podcast se invece siete degli appassionati dell'audio e ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn. Prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che io ho una scuola online, si chiama Growth Program. Fatevi un giro su growthprogram.it. È un'academy all'interno della quale ci sono lezioni nuove ogni mese sui temi di cui mi occupo io. E quindi il mondo del marketing, il mondo del business, tutto ciò che riguarda il digitale, la sperimentazione, l'innovazione. Alcune lezioni le tengo io, in alcuni casi porto degli esperti esterni riconosciuti che parlano del loro verticale. E poi c'è una bellissima community di imprenditori, professionisti, manager che si confrontano quotidianamente su questi argomenti. Se vi interessa questo mondo, fatevi un giro su growthprogram.it, perché forse potrebbe fare al caso vostro. Io vi do appuntamento nel prossimo episodio.